Oggi vi voglio parlare di acqua, non però solo quella buona. Insomma, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno quasi 2 milioni di persone muoiono per diarrea causate da acque insalubri e la maggior parte sono bambini sotto i 5 anni di età. La salute umana è seriamente minacciata dalle malattie collegate all'acqua, nonché delle sostanze chimiche inquinanti che nell'acqua vengono disperse. Ma non solo nel terzo mondo, come sappiamo, ma anche nei paesi più sviluppati occorre mantenere alta l'attenzione per la nostra salute. E l'utilizzo dell'acqua, di acqua di qualità, è importante per le nostre imprese, per il turismo, la balneazione, l'acquacultura, la disinfezione e la pulizia. Ne parliamo dopo la sigla. Benvenuti alla settima puntata di Zorba, il programma collegato al Festival della Salute che si terrà nei prossimi giorni a Viareggio e Torre del Lago Puccini dal 28 al 31 ottobre. Poi ci trasferiamo a Siena al Festival della Salute dall'11 al 14 novembre. Io sono Franz Campi e qui con me c'è Zorba, il gattone che dà nome alla trasmissione. Grazie Zorba. Acqua e salute, dicevo, sono un binomio indissolubile. Ne abbiamo già parlato in alcune puntate. E con i nuovi scenari però della transizione ecologica, insomma, in corso, aumentano le attenzioni che occorre riservare a quello che ormai viene definito da tutti oro blu. La crescita demografica e industriale, da una parte, moltiplicano le fonti di inquinamento e dall'altra la domanda di acqua pulita. Stiamo registrando un continuo esponenziale aumento della richiesta di acqua per produrre più cibo, quindi agricoltura e allevamenti, le voci principali, ma anche più energia. E maggiore fabbisogno per l'industria e i consumi domestici. È quindi necessario migliorare l'accesso ad acqua potabile e sicura nelle abitazioni, a sistemi di fognature e acque di balneazione non contaminate e migliorare i sistemi di controllo, di sorveglianza per valutare l'insorgenza di malattie associate all'acqua, che sono tante e diverse. I problemi principalmente nascono dal passaggio dagli acquedotti, che in genere sono molto controllati, alle condutture dei nostri palazzi, quindi condutture vecchie o con scarsa manutenzione. E l'Italia, vi chiederete voi, beh, insomma, l'Instat stima che prima di arrivare ai nostri rubinetti si perde in rete circa il 40% dell'acqua. Una pazzia, se ci pensate, in uno scenario di crescente siccità dovuto ai cambiamenti climatici in atto, insomma. E poi spesso questa acqua, dopo l'utilizzo, non viene depurata. Sul nostro tavolo, infatti, ci sono quattro procedure di infrazione aperte dall'UE, Unione Europea, che ci costano già 165.000 euro al giorno di multe, pensate. Per non parlare del Mezzogiorno, che purtroppo aspetta da tempo la transizione ecologica del settore idrico. Sembra assurdo, ma i mancati investimenti e le scarse pratiche di depurazione disperdono l'oro blu proprio nelle aree del paese più esposte a siccità e desertificazione. Però per fortuna ci sono molte imprese che investono in ricerca e tecnologia per sviluppare prodotti nel settore del cibo e della disinfezione, sempre con l'acqua come protagonista. C'è tanto di cui parlare, e allora partiamo con la prima intervista. È un graditissimo ritorno quello col professore Umberto Moscato del Dipartimento di Scienze della Vita e Sanità Pubblica, sezione di Igiene, Medicina del Lavoro, Facoltà di Medicina e Chirurgia del Sacro Cuore e del Policlinico Gemelli. Professore, lei ha un'esperienza veramente enorme quando si parla di acqua, no? Allora mi interessa soprattutto un aspetto, la contaminazione delle acque che arrivano nelle nostre case, nelle piscine, nei luoghi di lavoro. A che punto siamo in Italia? Cosa è stato fatto fino adesso e dove stiamo andando? Molto bene, la ringrazio, ringrazio anche tutti e saluto tutti coloro che ci ascoltano. L'acqua è un problema estremamente importante che, tra le altre cose, è destinato a peggiorare nel tempo in relazione a quello che noi vediamo dappertutto, cioè i cambiamenti climatici che incidono anche sulle enormi riserve di acqua che l'Italia ha e che non deve sprecare.
In realtà è stato fatto moltissimo, la nostra legislazione è molto avanzata, però è vero anche che dobbiamo sicuramente approfondire tutte quelle problematiche in cui rischi di contaminazione delle fonti idriche e quindi delle falde che noi abbiamo e che sono dove attingiamo la maggior parte dell'acqua potrebbero provocare dei problemi. In senso generale l'acqua condottata è molto controllata in Italia, i controlli sono molti e molto approfonditi e già con la legislazione attualmente vigente. Stiamo introducendo però il recepimento della 2184 del 2020, una direttiva della Comunità Europea, un criterio di maggiore sicurezza che va ad, nei prossimi anni, ad sviluppare un sistema molto più attento ad eventuali contaminazioni o delle condotte idriche molto vecchie, special modo all'interno degli stabili oppure delle case, in modo tale da andare a coprire quello che fino ad ora si è fatto ma non si è completato del tutto, iniziando chiaramente un'attività di indicazioni per il monitoraggio, in particolar modo partendo da quelli che sono definiti gli ambienti o i locali prioritari, cioè gli ospedali, le scuole, le caserme, le strutture di comunità, che chiaramente presentano persone altamente suscettibili a molti tipi di rischi. Certo, è più delicato per quanto riguarda le tipologie di persone. Scusi se la interrompo, ma a proposito di condutture, ecco, molte condutture sono fatte da amianto, è un pericolo anche questo? No, guardi, nella stragrande maggioranza dei casi le condutture purtroppo nelle città più vecchie, l'Italia ne è piena, sono fatte invece prevalentemente di piombo. E questo è quello che è il vero problema, perché il suo rilascio può generare diversi effetti sulla salute e adesso la sua concentrazione deve essere diminuita di almeno 10 volte rispetto a quella che era consentita fino a qualche anno fa. Proprio questo nuovo piano di sicurezza dell'acqua che verrà introdotto va ad mirare proprio a questo elemento. Sulle condutture in amianto, in genere cemento amianto, la maggior parte di queste, molto poche in realtà, sono normalmente non importanti perché non sono friabili ed eventualmente la loro friabilità, a meno che non venga respirata a livello gastrointestinale, non ha mai presentato nessun tipo di problema. Viceversa, è molto importante, specialmente in Italia, l'attenzione da dove deriva l'acqua. Se l'acqua è condottata idrica da grandi aziende, specialmente nelle grandi città, l'acqua deve essere condotta a livello dell'utente finale nelle migliori condizioni possibili. Certo. Ovviamente è l'utente finale che a questo punto dovrebbe iniziare a controllare le proprie strutture idriche, cioè le condotte a casa. Le nostre case. Esattamente, sono le nostre case il vero problema, perché molto spesso la manutenzione di questi impianti o la loro progettazione all'origine non è stata fatta nel migliore dei modi e comunque la manutenzione nel tempo molto spesso tende a calare come stato di attenzione. C'è un altro ulteriore problema che si sta profilando adesso, legato al cambiamento climatico. L'acqua e il cambiamento climatico sono due temi molto delicati. Sì, questo perché incide su due livelli. Il primo, perché proprio le acque condottate, che sono generalmente delle ottime acque, specialmente qui in Italia, traggono la loro origine da sorgenti profonde, che bene o male non sono direttamente interessate dai cambiamenti climatici, se non in modo indiretto, ma potrebbero determinare una riduzione della loro scorta e quindi delle riserve che noi abbiamo. Si stanno sempre più depauperando, nonostante noi si abbia una più grande scorta di acque sorgive assolutamente valide, e anche nel resto d'Europa. Dobbiamo essere attenti, perché oggi l'oro blu, questa è l'acqua, potrebbe non essere così interessante. Ma consideri che persino delle migrazioni in questo momento stanno avvenendo a ricerca dell'acqua, e quindi domani questo potrebbe essere più importante dell'oro nero, cioè del petrolio. Dobbiamo svolgere delle politiche. Certo, è chiarissimo, professore. E come possiamo, alla luce anche di questo nuovo lavoro che state progettando insieme all'Università di Napoli e quella anche, mi pare, di Perugia, mi pare ricordare. Di Bari, il piano sicurezza delle acque, insomma. Ecco, che indicazioni date a chi deve appunto progettare dei sistemi idrici? Quali sono le novità che verranno inserite in questo documento? Prima di tutto che deve essere inserito un piano di controllo delle acque, chiaramente in funzione del tipo di edificio. Gli edifici più a rischio, per esempio, sto parlando degli ospedali, sono chiaramente già controllati molto, ma dovranno essere maggiormente pianificate per i controlli da effettuare. Questo significa però che a scalare fino alle nostre strutture di condominio dovremmo avere una chiara idea di come l'impianto è stato progettato e quelle che è la programmazione della manutenzione. Questo comporta tre aspetti fondamentali. La progettazione non è più un qualcosa di casuale,
deve essere effettuato da installatori che siano certificati e qualificati. E ovviamente deve essere fatto secondo le attuali norme tecniche e l'attuale legislazione. Una volta tanto, risparmiare oggi sugli impianti idrici potrebbe creare un grosso impegno di risorse ed anche economico nel futuro. E è un discorso che facciamo spesso, purtroppo bisogna investire per evitare, nella sanità soprattutto... Il grano salis, non sempre ciò che costa di più è meglio, però quello che deve essere fatto è non più affidarsi ad imbonitori, ma avere una chiara progettualità, quindi installatori che siano qualificati, che abbiano svolto delle installazioni con le norme tecniche, farsi rilasciare una certificazione di ciò che è stato installato, anche quando questo significa intervenire attualmente sugli impianti. Uno dei problemi che oggi ci sono è piuttosto importante, c'è tanta pubblicità e tanta necessità sul trattare l'acqua a casa, quella che porta a mineralizzarla o a declorarlo d'altro. Gli impianti sono tutti molto ottimali, efficaci, ma devono rispondere a delle specifiche linee guida che emanammo col Ministero della Salute, adesso nel lontano 2013. Quindi anche quando compriamo questi supporti, farci dare dei documenti che chiarifichino che sono in regola, norma. E anche in questo caso un installatore che deve verificare l'effettiva necessità e l'effettiva applicabilità, perché altrimenti è molto facile vendere un prodotto, ma il dramma è rappresentato dal fatto che devono essere inseriti all'interno di un impianto che potrebbe creare problemi perché è vecchio oppure non manutenuto, e quindi peggiorare la situazione invece che migliorarla. Le ricordo che l'acqua trattata a casa elimina il cloro, che ha un effetto residuo che elimina i batteri, che elimina tutte le possibilità che ci sono che l'acqua si possa contaminare con elementi microbiologici. E oggi, purtroppo, mi permetto 10 secondi, in tutte le case italiane abbiamo la possibilità che ci sia una persona anziana, persone che, per quanto ben trattate dal punto di vista medico, hanno grossi problemi, penso agli immunodepressi perché oncologici, con delle neoplasie ad altro, e che a casa potrebbero paradossalmente ammalarsi perché esposti involontariamente a una contaminazione da microorganismi derivanti dall'acqua rilasciati in ambiente. Professore, è sempre brillante parlare con lei, è sempre una bella soddisfazione. La ringraziamo tantissimo per il contributo, professore Moscato. Grazie a lei, veramente, è sempre un piacere con lei e con tutti coloro che ci hanno ascoltato. Grazie molto. Di nuovo, arrivederci. Arrivederci. È il momento adesso del solito brillante intervento di Mauro Berruto, ex CT della Nazionale Italiana di Pallavolo, con la sua rubrica Sport e Salute. Tema della puntata di oggi, l'acqua. L'acqua come elemento essenziale per la vita, l'acqua come elemento dove nasce la vita, l'acqua come elemento che contribuisce alla qualità della nostra vita. Come sapete, mi occupo di cultura del movimento, questo è l'obiettivo di questi 100 secondi che oggi dedico a un luogo particolare dove questa cultura del movimento si esplicita. E questo luogo è un luogo che, come pochi altri, ha sofferto in questi lunghi mesi di pandemia. Mi riferisco agli impianti natatori e alle piscine. Non c'è luogo che abbia sofferto come gli impianti natatori e le piscine, che hanno delle necessità di manutenzione, di messa in ordine della sala macchine, molto più complicate di quelle di una palestra. Per loro la chiusura è stata un dramma e la riapertura non è stata affatto facile. E oggi finalmente si può tornare alle nostre piscine, seppure con dei limiti ancora abbastanza importanti. Beh, il mio di oggi è proprio un appello. L'appello è a farci del bene, tornando nelle piscine, iscrivendoci a dei corsi di nuoto, attività che, come sapete, è transgenerazionale, si può praticare dai primi mesi di vita fino alla tarda e anziana età. E non ha effetti collaterali, è un'attività che si effettua in scarico gravitazionale, ha dei benefici immensi per la nostra qualità della vita. Ma oggi a tutto questo, che naturalmente fa parte del nostro benessere, aggiungiamo un elemento: dobbiamo dare una mano ai gestori degli impianti natatori delle piscine, che difendono e tutelano un bene pubblico, perché molto spesso, quasi nella totalità dei casi, gestiscono impianti pubblici. Ecco, credo che oggi sia arrivato il momento di dare una mano a una categoria che si occupa di cultura e movimento, che ha sofferto in maniera enorme durante questa pandemia. Fare i puntati sulla rubrica Un libro per la salute.
Sono con la dottoressa Carmen Cacioppoli, che è curatrice della programmazione culturale del Museo delle Arti Sanitarie e Storia della Medicina di Napoli. Siamo con lei perché appunto c'è un catalogo di una mostra molto, molto interessante. Allora, intanto come nasce questo catalogo della mostra e chi l'ha curato, oltre a lei? Buongiorno, allora il catalogo si riferisce ad una mostra che è attualmente visitabile a Matera, è stata inaugurata lo scorso 6 giugno ed è ancora visitabile fino al 31 ottobre. Dopo la tappa materana che si conclude il 31 ottobre, la mostra sarà molto probabilmente visitabile qui a Napoli. Il progetto di questa mostra è nato in effetti un anno e mezzo fa più o meno, quando nell'aprile del 2020 eravamo tutti quanti con le nostre vite e le nostre attività sospese sostanzialmente perché in lockdown totale. E così abbiamo rivolto lo sguardo e la riflessione al passato, abbiamo cominciato ad analizzare tanti documenti d'archivio conservati all'interno del nostro museo, a consultare testi antichi di medicina, sempre presenti e conservati nella biblioteca del museo, ed è nata così l'idea di quella che poteva essere una mostra, un percorso conoscitivo, in quanto ci siamo a lungo interrogati su una mission di un museo di storia della medicina in una circostanza emergenziale così assolutamente sconvolgente, di una portata addirittura planetaria. E pian piano quindi abbiamo immaginato questo percorso, che rappresenta poi una delle due sezioni in cui la mostra è articolata, che ripercorre la storia dell'umanità, che è strettamente correlata ed intrecciata alla storia delle principali malattie infettive di carattere epidemico e pandemico. La più antica di tutte è la lebbra, ma poi c'è stata la peste e poi ancora la sifilide, il colera e la tubercolosi. E per venire poi agli anni più vicini a noi, abbiamo provato a raccontare AIDS, tutte le malattie emergenti, quindi dengue, chikungunya, fino ad arrivare a SARS, MERS e Covid-19. Chiaramente questo percorso è un percorso di carattere di impronta divulgativa, in cui abbiamo fatto ricorso anche alla letteratura, alla pittura, all'arte cinematografica per dimostrare quanto e quando le malattie epidemiche hanno inciso, diciamo così, anche sull'immaginario collettivo, oltre che sulla vita pratica, sulla vita sociale, economica, sulla condizione e sulle situazioni politiche dei vari paesi. E straordinarie sono le corrispondenze che sono emerse da questo tipo di analisi e di riflessione. In passato, come oggi, le misure che si sono adottate sono state sostanzialmente le stesse: distanziamento sociale, cordoni sanitari, provvedimenti politici più o meno invisi alla popolazione perché andavano a sospendere le attività economiche e le attività produttive. Accanto a questa prima sezione c'è poi una seconda sezione, quella che io chiamo la storia dei rimedi. Una storia dedicata alla vaccinazione. La storia della vaccinazione, in effetti, è una storia non molto risalente, risale ad appena 250 anni fa, nella seconda metà del Settecento. In effetti, empiricamente, Edward Jenner, che tra l'altro non era neanche un medico, riesce ad approntare una forma di vaccinazione contro il vaiolo, un'altra epidemia che flagellava ciclicamente e ripetutamente l'umanità. E così, allora come oggi, anche rispetto alla pratica della vaccinazione, si schierarono pro e contro questa pratica teologi, filosofi, scienziati, di tutto e di più. Quindi, insomma, nil novi sub sole, potremmo dire. Quando noi abbiamo inaugurato la mostra 4 mesi fa, eravamo in piena campagna di vaccinazione ed avevamo tutti quanti il fiato sospeso, eravamo incerti, preoccupati su quello che sarebbe avvenuto. Ma eravamo convinti allora, e lo siamo ancora di più oggi a distanza di 4 mesi, che il vaccino resta l'unica mossa vincente. In effetti, le curve appunto epidemiologiche ci rivelano che si stanno stabilizzando pian piano il numero dei contagi, il numero dei decessi, il numero dei ricoveri. Quindi sicuramente la vaccinazione rimane la mossa vincente. Ma la mossa vincente non è soltanto la vaccinazione. Diciamo che adesso stiamo lentamente uscendo dalla fase più acuta emergenziale. E rimane sicuramente l'obbligo di porre delle riflessioni, suggerendole alle giovani generazioni perché adottino dei comportamenti individuali più attenti e più accorti a quello che è l'impatto del comportamento dell'uomo rispetto al pianeta, rispetto all'ecosistema, rispetto all'equilibrio uomo-natura. Ma sicuramente si impone una riflessione a livello di governi nazionali e sovranazionali, che dovranno necessariamente improntare le politiche, soprattutto del sistema produttivo, del sistema economico, in maniera più accorta a salvaguardare il rapporto tra uomo e ambiente. Perché se è vero che viviamo appunto l'era dell'antropocene, è anche vero che un essere infinitamente piccolo ha messo in scacco l'intero pianeta.
Lei mi sta dando una soddisfazione che lei non può neanche immaginare. Quanto buon senso e quanta intelligenza in quello che ha appena detto, un riassunto utilissimo. Ma come facciamo a convincere i refrattari? Perché c'è sempre un 20-30% di persone che reagisce come reagivano nel 1630 ai tempi della peste. Questa incredulità nei confronti della scienza, nonostante i fatti, i numeri ci dicono il contrario, c'è sempre qualche scienziato anche che ha una voce contraria e a quello si affidano tutti i perplessi. Come facciamo a convincere quella fetta di persone che così ignoranti, che si fidano sul parere di siti anche fatti di fake news che servono soltanto per raccogliere dei click pubblicitari, eppure si aggrappano a quello per essere ancora ottusamente contrari a un vaccino o altre forme di difesa nei confronti del virus? Beh, io direi che lo sguardo al passato può essere estremamente costruttivo, perché effettivamente niente più che la storia può persuadere rispetto all'opportunità del ricorso alla vaccinazione. La storia ci insegna che il vaiolo è stato dichiarato estinto nel 1980 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità grazie al vaccino, e altre malattie terribili come la poliomielite, che negli anni 50-60, quindi appena mezzo secolo fa, devastava praticamente la popolazione giovanile, rendendola molto spesso inabile e invalida. In effetti, anche questo è stato grazie alle vaccinazioni, il fenomeno è stato arginato e controllato. Quindi lo sguardo al passato, lo sguardo alla storia antica, ma anche a quella più recente, può essere sicuramente utile a convincere e a persuadere quelli che ancora hanno qualche perplessità al riguardo. Dottoressa, la ringraziamo tantissimo di questa preziosa testimonianza. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei per l'attenzione che ci ha rivolto. Buongiorno. È con grande piacere che sono con Claudio Melotto, imprenditore, presidente di Melotto Communication. Si occupa attraverso le sue aziende, insomma, la fondazione Infinity Foundation, in particolare di telemedicina, disinfezione, di acqua. Insomma, Melotto, perché è importante per lei, che negli anni 90 già aveva in testa questi temi, insomma, salvaguardare l'acqua e l'ambiente, fare impresa sostenibile? Innanzitutto grazie dell'invito, grazie della domanda perché è molto importante, perché queste mie attività iniziano negli anni 80 con un'accelerazione importante negli anni 90, dove ho cominciato a capire che il mondo ha bisogno, cioè noi viviamo il pianeta blu è fatto di acqua, e noi veniamo al mondo fatti di acqua. Partiamo da questo mondo disidratati e facciamo Anche contenti quelli se che. sono le zucche vuote in giro, purtroppo, Melotti, lo sappiamo. Esatto. Ma le vostre imprese, esattamente, brevemente, quali sono gli argomenti, i temi che sviluppate attraverso fare impresa, appunto, attraverso questi argomenti, questi temi di sostenibilità ambientale? Ma allora, principalmente stiamo lavorando con le nostre fondazioni dirette e collegate, che sono appunto la Infinity Biotech, che ha sede a Lecce, la fondazione Enrico Mattei, che ritengo non abbia bisogno di presentazione, perché Enrico Mattei aveva già fatto diventare grande l'Italia molti anni fa, prima dell'attentato, e la fondazione PLEF, che ha sede a Milano. Tramite le fondazioni facciamo ricerca e sviluppo e tramite le società cerchiamo di fare attività e applicare i risultati delle nostre attività che riguardano telemedicina, dove penso di poter dire che siamo leader, disinfezione e telemedicina, disinfezione. Agri-food tech, perché quello che ci mettiamo in pancia è quello che ci farà vivere più a lungo e meglio, e poi l'acqua che è alla base della nostra esistenza. E a proposito di acqua, si parla spesso di impronta idrica, cosa significa? L'impronta idrica allora, molti ne parlano, io ne vorrei parlare in modo molto semplice, un po' l'ho detto prima, noi veniamo al mondo fatti d'acqua. Cioè, quando siamo nel feto della madre, perché la vera realtà della vita è la madre che ci mette al mondo, ok? Noi nel feto abbiamo
una quantità d'acqua del 90-95%. Veniamo al mondo fatti d'acqua. L'acqua è esattamente il principio che ci permette di gestire la vita. Ma un conto è la nascita e la vita, un conto è l'aspetto dell'acqua. Se no, se lei pensa che durante una vita media di 70, 80, anche 100 anni, lei lo si vede dalla fotografia esistenziale, no? L'uomo che nasce, cresce, è perfettamente performante e poi se ne va via disidratato. Perché? Perché è l'acqua che fa questa... ecco, quindi questo è in modo semplice. Poi ci sono tutte le attività scientifiche che lo possono dimostrare. L'uomo è fondamentale, l'esistenza dell'umanità e dell'uomo, e dell'essere umano, no? È fondamentale rispetto all'impronta idrica. L'impronta idrica è tutto ciò che noi consumiamo in termini di acqua. Quindi è importante per questo salvaguardarla e non sprecarla, giustamente. Volevo chiedere una cosa, riguarda invece gli stili di vita. Lei fa impresa su questi temi, però non basta fare impresa in modo saggio e attento, occorre che anche noi cittadini cambiamo stile di vita o no? Allora, le faccio un piccolissimo esempio. Uno dei principali fattori dell'inquinamento è la produzione animale. No, uno dei primi, il CO2 più grave, è prodotto dagli allevamenti animali. Adesso non le sto a dare i numeri, i dati tecnici, ma sono molto importanti. Quanta acqua consumiamo per produrre 10.000 euro di carne? Siamo la produzione della carne al primo posto. Io non sono... a me piace la carne, quindi non sto facendo un ragionamento, non sono vegano, eccetera. Ma queste sono tutte le storie del sociale comune che si diffonde. La cosa più importante è come possiamo gestire questo pianeta. E se una delle prime cause della CO2 è proprio l'allevamento animale, ci dobbiamo dare un'occhiata. Okay? È chiarissimo. Senta, Menotto, lei è anche ideatore e patron di un importante premio, si chiama Premio Arte, Scienza e Coscienza, che è dedicato agli artisti, ma anche agli scienziati che si sono distinti nel proprio campo d'azione. Ci spiega meglio perché fa questo investimento, che è anche impegnativo in ordine non solo economico, ma anche di risorse, di tempo e di energia. Ma ecco, questo è un particolare orgoglio, perché con questo progetto ho iniziato negli anni 90, avevo scoperto che la NASA aveva chiesto l'autorizzazione, amici miei, che poi sono quelli della famiglia Dvořák, aveva chiesto l'autorizzazione per portare le musiche della Sinfonia del Nuovo Mondo. Io all'epoca stavo facendo una piccola catena alberghiera legata ai grandi compositori, tra cui Antonín Dvořák, Tchaikovsky, eccetera. Avevo scoperto che lui aveva scritto la Sinfonia dal Nuovo Mondo per gli Stati Uniti d'America. Neil Armstrong aveva chiesto di portarla sulla Luna durante... L'astronauta Neil Armstrong, certo. Assolutamente. Poi abbiamo fatto molti anni di relazioni, eccetera. Da lì si vede anche un po' il mio grande rapporto con la città di Genova, perché comunque Colombo scopre il nuovo mondo insieme al vecchio mondo conquista un nuovo spazio, ok? Voi avete premiato recentemente proprio chi ha costruito il nuovo ponte, che è proprio anche simbolicamente unire i due mondi che si erano slabbrati con il disastro di Genova. Ma difatti quest'anno noi abbiamo premiato i grandi artefici della ricostruzione del ponte, proprio perché ed è stato un fuorisacco, se vogliamo, rispetto al premio, proprio per la grande arte, scienza, coscienza che hanno manifestato. Ma secondo lei devono stare sempre collegate sia l'arte che la scienza, che la propria coscienza umana, di uomo e anche di imprenditore. Menotto, io la ringrazio tantissimo per la sua disponibilità, veramente. Io ringrazio voi, spero nel mio piccolo di essere riuscito a darvi le informazioni
in modo tale che possano arrivare alle orecchie di chi fa parte di questo mondo malato. Fermiamo un attimo le rotative, come si dice in gergo, per parlare sempre di acqua, ma quella salata, con le pillole di medicina dal mare, a cura del professor Luca Revelli, che è medico del Policlinico Gemelli di Roma, nonché direttore scientifico di questa trasmissione. Il riscaldamento globale, insieme alla pesca intensiva e indiscriminata e all'inquinamento delle acque, ha portato a un fenomeno noto fin dagli anni 70, conosciuto come tropicalizzazione del Mediterraneo, ossia la comparsa di specie aliene che dalle zone tropicali, subtropicali, migra verso zone temperate. Questo all'inizio può sembrare un vantaggio, una ricchezza nella fauna, nei pesci, in realtà mette in competizione delle specie con quelle aliene più aggressive, più adattabili di quelle autoctone. Complice lo stretto di Gibilterra, ma soprattutto il canale di Suez, che mette in comunicazione Mediterraneo con il Mar Rosso, sono state individuate almeno 250 specie aliene. E queste specie vengono anche trasportate in maniera particolare, ad esempio con l'acqua di sentina delle grandi navi, come quello che è successo in Salento, che la Caulerpa racemosa, l'alga assassina, è stata sbarcata nelle acque davanti alla Puglia e si è insediata e ha fatto praticamente sparire per ampie zone praterie di Posidonia. Una cosa simile era successo nel 1984 nel bellissimo museo oceanografico di Monte Carlo, dove dalle vasche dell'acquario erano sfuggite delle alghe del tipo Caulerpa taxifolia, che praticamente ha infestato tutte le acque del Principato, parte della Liguria e parte della Provenza. Una nota personale e una bellissima immersione davanti al promontorio roccioso di Cefalù, uno dei borghi più belli d'Italia, sono stato accompagnato da centinaia, migliaia di piccoli barracuda di 10-12 centimetri. E poi, passando dall'ecologia al mare alla cucina, volevo sottolineare una curiosità, che il barracuda arrosto in molti posti degli arcipelaghi toscani è diventato un piatto tipico, esattamente dove fino a 30 anni fa il barracuda non l'aveva visto mai nessuno. Sono con Arnoldo Curzi Mattei, che è di Explorer Group e tante altre società, ma soprattutto il presidente della Fondazione Enrico Mattei, qui è pronipote, quindi diciamo che buon sangue non mente. Mattei, insomma, dal punto di vista privilegiato di una persona come lei, che viaggia tantissimo e ha un po' la visione del mondo, quanto è importante l'acqua nello scenario geopolitico internazionale? Ma l'acqua è centrale. Oggi più di prima, l'acqua da bere, l'acqua per la salute, siamo fatti d'acqua, l'acqua come combustibile, con 24 litri di acqua si fanno un litro di idrogeno. Tutti noi sappiamo che in questa transizione ecologica che stiamo vivendo c'è una grande attenzione sull'idrogeno, quindi le nostre attività sono concentrate nell'acqua, l'acqua come imbottigliamento, come alimento, definiamolo così, forse non correttamente, ma anche nell'acqua come combustibile. No, qualcuno ha azzardato velatamente il petrolio bianco, no? Il petrolio del nuovo millennio nell'acqua. Quindi ci stiamo concentrando come Fondazione Mattei, ma anche con altre società, nel quello che può essere la più grande applicazione del nuovo millennio dell'acqua, che è il combustibile. Come ripeto, 24 litri d'acqua fanno un litro di idrogeno. Che tipo di acqua deve essere? Vi spieghi un pochino, deve essere acqua, essere anche acqua salata o deve essere acqua... L'acqua salata non arriva ad essere trasformata per acqua demi, necessaria per essere utilizzata come
per essere trasformata ad idrogeno. Quindi l'acqua di mare, con le tecnologie di adesso, attraverso la desalinizzazione, non arriva ad acqua demi. L'acqua demi è necessaria per essere trasformata nel processo di trasformazione dell'idrogeno. Quindi l'acqua di mare no, l'acqua dolce. Ma possiamo lavorare su tecnologie che permetteranno in un futuro di utilizzare l'acqua di mare. Certo, nel percorso della transizione ecologica, insomma, che stiamo cercando di realizzare anche in Italia, si passa soprattutto dall'innovazione, nuove tecnologie, che dove lei conosce benissimo, insomma, tantissimi ambiti in cui viene applicato nelle industrie, negli ospedali. Ecco, ma come imprenditore, voi purificate l'aria e utilizzate l'acqua per la disinfezione, insomma, però il binomio fondamentale è sempre quello, acqua e salute, no? Il binomio fondamentale è prodotti ecocompatibili che chiaramente hanno una grandissima percentuale di acqua nella mescola e di conseguenza un impatto ambientale pari a zero. Quindi l'acqua per noi è l'oggetto principale di molte delle nostre attività. E le principali attività vostre sono anche nel riguardo dell'imbottigliamento dell'acqua da certe fonti, che sono anche interessanti, importanti, però c'è sempre il discorso dell'acqua pubblica o acqua privata. Visto che sono così importanti le nostre acque a fini economici, dello sfruttamento economico, dove si ferma il diritto del pubblico e dove arriva invece l'impresa che può utilizzare liberamente? Allora, acqua pubblica o acqua privata, non entro in questa dinamica, forse troppo politica. Io dico che l'acqua deve essere un bene comune, questo è ovvio e scontato, ma una logistica dell'acqua fatta con criterio, non entro nello specifico, permette di far arrivare un prodotto al fruitore che sia di una qualità molto alta, barra paragonabile a quella della fonte. L'acqua pubblica, fondamentale, passa attraverso tubature sane, meno sane, inquinate, da che cosa? Da batteri, da agenti chimici, eccetera, eccetera, potrebbero inficiare su una qualità dell'acqua. Quindi, quando l'acqua è molto pura, noi ci impegniamo a farla arrivare a condizioni realistiche al cliente finale. Acque di diversa purezza, di diversa qualità, non sono nel nostro focus, quindi posso contemplare che siano pubbliche, però quando noi abbiamo dei tesori, chiaramente gestirli in tutta la filiera logistica, che non è una cosa così scontata e facilmente gestibile come possiamo immaginare, è secondo me un aspetto da contemplare, in modo da gestire in modo criterioso. Allora parliamo di sanificazione dell'aria e dell'acqua, ma voi usate altri termini. Noi ci occupiamo di biosicurezza, creare protocolli per la biosicurezza che siano proporzionati al settore sanitario, hotellerie, definiamoli Horeca, eccetera, eccetera. Dimensionare soluzioni di biosicurezza plasmati ad hoc per il cliente, che passano attraverso la disinfezione per atomizzazione di perossido di idrogeno, la filtrazione dell'aria con un grado di filtrazione proporzionata all'ambiente, che è diverso tra l'hotel e una camera bianca di un'azienda farmaceutica, piuttosto che un'azienda di produzione alimentare, piuttosto che un reparto di degenza dove ci sono pazienti immunocompromessi, dove c'è bisogno di mettere in sicurezza la qualità dell'aria in un modo totale, schermato. E sono il Covid e sappiamo bene cosa voleva dire, insomma. Corretto. Certamente. Quindi biosicurezza. Benissimo, Guzzi Mattei, io la ringrazio moltissimo della sua collaborazione. Grazie a lei. Buon lavoro. Di nuovo a lei. Passo ora la palla agli studenti del corso di marketing sociale dell'Università di Bologna, che hanno confezionato un altro appuntamento della rubrica Ambiente e Salute, con la guida competente del nostro professor Giuseppe Fattori.
Buonasera, per la rubrica Ambiente e Salute in 100 secondi, oggi abbiamo con noi la dottoressa Laura Gennaro, ricercatrice presso il Centro di Ricerca CREA Alimenti e Nutrizione, dove si occupa di educazione alimentare. La intervistano Natascia Petrini e Agnese Rossi. La prima domanda è di Natascia. Buonasera, volevamo chiederle se è vero che in Italia c'è un grave problema di eccesso di peso. Buonasera, purtroppo sì, è vero, vale sia per adulti che per bambini. Il punto critico in realtà è quello dell'infanzia, perché un bambino con problemi di peso è quasi sicuramente un adulto che poi ha problemi di peso se non si interviene. La survey Occhio alla Salute, che l'Istituto Superiore di Sanità conduce all'incirca ogni 3 anni, ci dice che circa il 30% di alunni e alunne della quarta elementare in Italia ha problemi di eccesso di peso. E si vede chiaramente che c'è un netto gradiente tra il nord Italia, che è più virtuoso, c'è comunque il problema ma è più virtuoso, rispetto al sud Italia, dove il problema dell'eccesso di peso è sicuramente più grave, a partire dalla Sicilia, Puglia, Calabria e soprattutto Campania, che ha il record con quasi il 50% di prevalenza di eccesso di peso. Tra le cause la cattiva alimentazione, ma soprattutto lo stile di vita, la vita sedentaria, la televisione in camera dei bambini, diverse ore al giorno davanti agli schermi e soprattutto bassissimi consumi di frutta e verdura. La tua domanda, Agnese? Che cosa si può fare? L'educazione alimentare può essere una soluzione? In realtà già a livello della famiglia sarebbe importante insegnare ai bambini a essere più curiosi verso il cibo, spingerli ad assaggiare senza costringerli, dimostrandogli che frutta e verdura non sono nemici, soprattutto con l'esempio da parte dei familiari, e far capire loro che nell'enorme varietà di colori e di sapori che ci sono è sempre possibile trovare qualche cosa che piaccia. Aumentando i consumi di frutta e ortaggi, il resto verrà da sé, perché questi aumentano il senso di sazietà e per forza di cose tolgono spazio ad altri alimenti. Oltre questo, sarebbe sicuramente utile e prezioso riuscire ad organizzare nelle scuole un'educazione alimentare strutturata, che può essere trasversale alle diverse materie scolastiche, ma che deve essere basata su documenti scientifici che siano condivisi, come ad esempio le linee guida che fa il CREA per una sana alimentazione, che hanno una commissione composta da più di 100 membri con rappresentanti di vari ministeri, accademie e società scientifiche, quindi un vero e proprio documento di policy. Ringrazio la dottoressa Gennaro, Natascia e Agnese per aver accettato la sfida di Zorba. Per approfondire andate su marketingsociale.net/Zorba. Vi aspetto alla prossima puntata. Passo ora la parola alla rubrica Salute e Prevenzione, realizzata a cura di Claudio Sottili, presidente della Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Lucca. Ben trovati. Il mese di ottobre è il mese della prevenzione oncologica, ma noi parliamo di prevenzione in maniera assolutamente generica. I casi di infarto e i casi legati ai problemi cardiovascolari sono sempre in aumento. Andiamo ad ascoltare la dottoressa Laura Canali, cardiologo, che fa parte della cardiologia dell'ospedale Versilia, diretta dal dottor Casolo. Si occupa di cardiologia vascolare e tra l'altro della prevenzione cardiovascolare in ambito oncologico. Buongiorno a tutti. Sono qui per dirvi che la prevenzione cardiovascolare è importantissima, anzi fondamentale. Iniziamo. La prevenzione cardiovascolare non ha sesso, né età, né razza. Deve essere fatta a tutti, sempre e comunque. In fondo fare prevenzione cardiovascolare è semplice, è alla portata di tutti. Gli elementi fondamentali sono lo stile di vita, il controllo dei valori di pressione arteriosa, il controllo dei livelli di colesterolemia ed il controllo dei livelli di glicemia. Iniziamo dal tasto dolente, ovvero lo stile di vita. Primo fra tutti il fumo. Non bisogna fumare, mai. Frasi del tipo sto diminuendo, ne fumo solo una dopo pranzo, una nel weekend, non sono più accettabili. Ma ora giriamo veramente il coltello nella piaga. Attività fisica e dieta. Il peso forma esiste
Non è un mito, ci si arriva come? Con una corretta alimentazione e con un'attività fisica costante e strutturata. Esistono poi tutti gli aiuti possibili per poter guidarvi nel perdere peso e nel cominciare un'attività fisica che sia adeguata alla vostra età, alle vostre caratteristiche. Pertanto non ci sono scuse, bisogna fare attività fisica e poi la cosa più facile del mondo, camminare. Noi siamo fortunati perché di base la nostra dieta mediterranea è presa come modello di dieta ideale. Basta ridurre il consumo di carne, aumentare quello di pesce, soprattutto pesce azzurro ricco di omega 3, non dimenticare frutta, verdura e ridurre il quantitativo di sale. Importante anche ridurre il consumo di alcol. Questi sono dei semplici consigli, sembreranno anche banali, ma sono alla base di un corretto stile di vita che ridurrà il vostro rischio di ammalarvi di cuore. Quindi seguire questi consigli, oltre a portare di per sé una riduzione del rischio cardiovascolare, ha un effetto positivo anche sugli altri fattori di rischio. Perché? Perché una corretta alimentazione e una costante attività fisica aiuteranno a ridurre i livelli di colesterolemia, i livelli di glicemia, i valori di pressione arteriosa. Poi chiedete al vostro medico di famiglia la frequenza con cui controllare questi parametri. A maggior ragione, se avete già avuto un problema cardiovascolare, la prevenzione diventa imprescindibile, in quanto essa stessa diventa terapia. Un'ultima raccomandazione, tanto per sgombrare il campo da qualsiasi fraintendimento. Anche se io prendo una terapia specifica, non vuol dire che posso ignorare la prevenzione. Traduco, se io prendo una terapia specifica per il colesterolo, non vuol dire che posso mangiare ciò che voglio ignorando le regole di cui ho parlato finora. Concludo questa pillola, tanto per rimanere in tema, con un consiglio finale. La prevenzione cardiovascolare va iniziata precocemente, già da bambini. Bisogna insegnare sin da subito ai nostri figli queste poche semplici regole per un corretto stile di vita. E ora vi saluto con un invito. Andiamo tutti a camminare. Grazie. Ed eccoci arrivati al termine di questa settima puntata di Zorba dedicato al Festival della Salute. Grazie a tutti gli ospiti, ai nostri partner, i collaboratori e soprattutto grazie a voi che ci seguite con tanto interesse. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana e vi chiediamo se avete voglia di rivedere la puntata sulle pagine Facebook del Festival della Salute, di Zorba o del Green Social Festival, mettendo magari un mi piace che ci fa molto piacere. Arrivederci alla prossima settimana. Grandine, virus, siccità, inondazioni, rifiuti, cambiamento climatico, obesità, malattie varie, effetto serra, caldo, che caldo!